L'ultimo quarto di finale mette di fronte Atletico Madrid e Corinthians, Spagna contro Brasile, ci si aspetta un Atletico padrone del campo, ma è il Corinthians a giocare meglio, anche se qui Morsio Fernandez con un gran movimento quasi beffa Bruno, portiere del Corinthians, ma è una grande partita quella della formazione brasiliana nel primo tempo, qui un bellissimo fraseggio, palla al centro e rischia l'autogol Arzaboiero, deve lui salvare sulla linea, quasi fa gol al proprio portiere Utrero Labrador. Rivediamo da dietro la porta, è stato Arzaboiero a arrivarci, non Utrero Labrador, dunque non la parata. Ancora il Corinthians con Pedrinho a campo aperto, solo davanti al portiere, bravissimo ad andare giù, Utrero Labrador a bloccare, una grande occasione per il Corinthians. Secondo tempo è tutta un'altra storia, una storia che inizia con il sesto gol in tre partite di Morsillo Fernandez, come sempre solidissimo il numero 9 dell'Atletico, che inchioda con il destro, è angolato, è forte, è basso. Palla in rete, battuto Bruno, incolpevole, il buon portiere del Corinthians, si scioglie, la formazione brasiliana dilaga l'Atletico. Attenzione ancora a Morsio Fernandez nelle vesti di assistman per Riquelme, che non sbaglia ed è 2-0. Siamo al terzo minuto della ripresa, in due minuti l'Atletico ha chiuso il quarto di finale che sembrava così difficile, così complicato. 1-2, una squadra che in attacco ha qualità sconfinata e lo dimostra anche l'azione del 3-0, azione che parte, si sviluppa sulla sinistra, poi con grande velocità di esecuzione ancora Adrian Riquelme chiude definitivamente il conto, 3-0, doppietta in due minuti per Riquelme, da dietro la porta si apprezza la traiettoria imprendibile del destro di Riquelme, ancora Atletico, mentre c'è un'altra occasione prima per Pedrinho che si aggiusta la palla sul destro ma conclude centralmente addosso al portiere, arriva il quarto gol, un gol bellissimo di Franco Ruiz, subentrato, segna una rete davvero deliziosa per movenze e qualità ed è il gol del poker che manda l'Atletico Madrid in semifinale domani alle 10 contro il Lugano.